questa incazione di cosa che perché a sapere ci conosciamo ormai. Sì, vabbè, più o meno. Io ringrazio tutti voi che siete intervenuti per questo appuntamento, che come diceva giustamente Raimondo, la storia del 1799 deve essere raccontata in maniera corretta, perché e questo è un grande merito di Claudio Santarelli, che lui in beata solitudine ha riproposto queste vicende del 1799, quando in tutto il territorio del regno, come dice lui, non se ne parlava quasi per niente. Quindi, l'ha riproposta in maniera, cercando, come dico sempre io, di tenere la barra del timone a dritto e facendo parlare le carte, che poi sono quelle attraverso le quali si ricostruiscono gli eventi. Avete già capito, insomma, di che si tratta. Si tratta di una storia drammatica, si tratta di una storia sanguinosa, si tratta di una storia brutta della nostra storia, scusate la ripetizione. Non per questo dobbiamo avere il timore di parlarne, perché le pagine di storia possono essere belle o brutte, edificanti o meno, però non faremo sicuramente un buon servizio alla realtà storica, alla verità storica, se ci divertessimo ad ascoltare quelle brutte e a mettere solo in risalto quelle belle. Ecco, questo noi non lo faremo mai, proprio perché noi siamo abituati anche a volte ad andare controcorrente, però cerchiamo di dire le cose come effettivamente sono andate. Lo diceva Maurizio precedentemente, lo ha ribadito Claudio, attraverso il monologo del bravissimo Raimondo avrete capito che si tratta della prima, quella, così come si chiama, invasione francese da Montano, che si concretizza nel 1799, nel gennaio, tra la fine del dicembre del 1798 e l'inizio del gennaio del 1799. Perché i francesi vengono ad invadere il regno di Napoli? Perché era il progetto, come diceva Claudio prima, di mettere in ginocchio l'Europa intera. C'era il sogno della grandeur della Francia, che poi diventerà ancora più tale con Napoleone e Bonaparte, ma il prodromo di questa attività aggressiva da parte della nazione francese, scaturita poi dalle mille vicende che hanno imperniato un po' la rivoluzione francese, hanno determinato. Da tenere presente una cosa, che i fatti della Vandea di cui avevamo visto il filmato sono un po' i prodromi di quello che accade nel 1799 in Italia, con una differenza. Io 6-7 anni fa, o anche di meno forse, sono andato a fare un giro, avevo sempre sentito parlare della Vandea, ma non c'ero mai stato, oppure avevo sfiorato la località. Ci sono andato proprio a rendermi conto di come veniva trattata la storia lì in Francia. Ebbene, io con grande stupore ho visto nei centri principali della Vandea delle statue abbastanza imponenti dedicate a quelli che sono stati i martiri della Vandea. C'è per esempio il capo riconosciuto, La Roche-Jacquet, che è stato uno di quelli che ha tentato di frenare questo impeto, pazzo impeto francese e giacobino, che ha dedicato una statua, come abbiamo Garibaldi ha dato, tanto per dire, Piazza Garibaldi. Quindi la Francia non ha avuto paura di rivisitare la sua storia, così come non ha avuto paura l'America di rivisitare la sua storia quando ha messo nelle piazze i generali sudisti, che quella guerra l'hanno persa, e la guerra di secessione americana è stata una guerra sanguinosissima, quindi. Eppure il generale Lee, per esempio, ha delle statue dedicate a se stesso. Poi Trump adesso sta cercando un po' di rimescolare le carte, però per tanto tempo era Obama che c'è. Obama, Trump pure sta cercando di, adesso non si capisce bene, però voglio dire, per tanto tempo sia in America e sia in Francia non hanno avuto paura di dedicare delle statue, delle vie, delle strade e delle piazze anche a quelli che la storia, secondo la storia, sono stati sconfitti, perdenti della storia. In Italia questo non succede. In Italia questo non succede, non succede nei fatti per i fatti del 1799, ma non succede anche per i fatti del 1860. Quindi dobbiamo farne ancora di strada affinché la pari dignità, come si suol dire, fra gli sconfitti e i vincitori ci sia, e non è detto che si raggiunga.
Ma a Tiapoli, nel 1799, nel regno di Napoli, che è stata la piccola Valdea? Oddio, forse tanto piccola, no, perché poi cercheremo anche di vedere le proporzioni, però in confronto ai quei massacri dauniti di cui abbiamo sentito parlare, forse qualche differenza c'è, però il principio è sempre lo stesso. Quindi i francesi arrivano, sconfiggono l'esercito napoletano, l'esercito borbonico, che ahimè anche in questa occasione non dimostra, insomma, una gagliardia, come succederà poi nel 1860. Fatto sta che il re si vede costretto a scappare a Palermo, o meglio a trasferirsi a Palermo per non cadere preda dei Giacobini, e i francesi, alla metà di gennaio, 23, 22, 23 di gennaio, sul 1799, fanno ingresso a Napoli. E qui si registra il primo elemento su cui vorrei che si soffermasse la vostra attenzione. Lo diceva Claudio precedentemente. L'esercito napoletano non c'era più, si era sciolto come dire al sole. Rimaneva il popolo, ed è il popolo che ha preso le armi e ha tentato disperatamente di rendere difficoltosa, di rendere difficile, di impedire la marcia dell'esercito giacobino. Non ci dimentichiamo che a quell'epoca l'esercito francese era l'esercito più potente del mondo, l'esercito napoleonico. Ebbene, per ben 3 giorni i Lazzari, il Questo popolo, famoso tre giornate al di Napoli. ponte di Maddalena, al ponte della Maddalena e a Porta Capuana si immolano, ne cadono più di 10.000 nel tentativo di evitare l'ingresso di Championnet, che è il generale francese, a Napoli. Alla fine non ci riescono e quindi moriranno anche invano, anche perché mentre i Lazzari combattevano le strade delle piazze di Napoli, dal Castel Sant'Elmo, da Castel dell'Ovo, i cosiddetti patrioti, che erano i napoletani collaborazionisti, che si erano, diciamo, quasi venduti, tra virgolette, all'invasore, sparavano con i loro cannoni proprio sui loro concittadini per cercare di ridurli all'obbedienza. Alla fine ne muoiono in 10.000, anche di più. Championnet entra in una Napoli spettrale, dove tracatasse avanza, tracatasse di cadaveri, e lui lo dirà nelle sue memorie e elogerà, avrà parole di elogio, non solo Championnet, ma anche gli altri generali francesi avranno parole di elogio per questi Lazzari, che descrivono in una maniera incredibile, dice, si materializzavano per le strade, un eroismo a tutto punto. Ecco, i francesi quindi sanno anche riconoscere quali sono stati i meriti di chi li combatteva. Si insedia i francesi a Napoli. Il giorno precedente viene proclamata la Repubblica Napoletana, una e indivisibile, il cui primo presidente purtroppo è un nostro conterraneo, perché è Carlo Lauberg di Teano, quindi a poca distanza da qui. Nel frattempo, in Sicilia si sta un po' con il patema d'animo, perché Ferdinando IV di Borbone, soprattutto la regina Maria Carolina, temevano fortemente che i francesi, dopo aver occupato Napoli, sarebbero andati anche lì, in Sicilia. E quindi si studiano piani per fortificare l'isola. E il timore era anche legittimo, signori miei, perché non ci dimentichiamo che Maria Carolina era sorella di quella Maria Antonietta, che qualche anno prima era stata gentilmente regolata in quel di Parigi, quindi un certo timore per il collo la regina ce l'aveva, non era anche ingiustificato. Mentre si studiava questa situazione difensiva, soprattutto, compare nella corte di Palermo uno strano personaggio, un personaggio di rosso vestito.